benvenuti a questo incontro sulle nozioni di primo soccorso nel bambino e nell'adulto. L'amministrazione comunale si dimostra sensibile ai temi della sicurezza e della sanità e attenta ad una corretta informazione sulla gestione delle emergenze. L'evento è stato fortemente voluto dal sindaco Costanzo Della Porta, fuori regione, e organizzato dall'assessore contari della sicurezza e la protezione civile Massimo Fiocchi. Lascio la parola al dottor Michelino Domenicali, medico del 118, e alla dottoressa Gina Morelli, infermiera professionale, che sono entrambi istruttori del 118. Ci illustreranno le principali tecniche di primo soccorso. Buon ascolto a tutti. La situazione è simile in tutte le regioni. E poi nella fattispecie nella nostra realtà, che è quella del Molise, vi dettaglieremo le unità operative su tutto il territorio, a chi facciamo capo, i primi cenni, quindi il primo soccorso in caso di arresto cardiaco o ostruzione delle prime vie, quindi la rianimazione cardiopolmonare sia nell'adulto sia nel bambino, quindi l'aspetto pediatrico, quindi neonato, lattante o bambino fino all'età di 8-12 anni. Questo è un corso finalizzato, non so se tra voi ci sono dei sanitari, no, su tutti i lati, quali sono le vostre professioni. In realtà era il fine ultimo di questo corso era proprio questo, cioè di dare dei cenni, dettagliare il primo soccorso da mettere in pratica prima che arrivi il soccorso del 118, prima che arrivino gli operatori del 118. Il nostro intento è questo. Una prima parte teorica che vi dettaglieremo con la proiezione di alcuni slide e la seconda parte pratica. Chi vuole poi si adopererà a provare su manichini, altrimenti assisterete a quelle che sono le prime manovre da garantire in caso di arresto respiratorio e cardiorespiratorio. Va bene così? Allora, il servizio di emergenza territoriale 118. Qui vi faremo vedere come è strutturato il 118, per cui ci sono diverse postazioni. Come vi dicevo, il 118 è presente in tutta l'Italia, quindi ciascuna regione ha una centrale operativa e diverse postazioni territoriali. Quella del Molise, nel caso nostro, la postazione della centrale operativa è a Campobasso, unica, quindi il centralino, tutte le chiamate arrivano alla centrale operativa. Di lì fuori c'è uno smistamento a seconda di quelle che sono le esigenze, quindi lì dove c'è l'ambulanza più vicina alla chiamata, viene inviato il soccorso. L'equipe insieme, vedete ci sono diverse, lì non ci sono, non è più messo fuori perché c'è ancora un po' di luce, però ci sono le diverse postazioni. No, è quella là. Il supporto alla postazione di Termoli verranno postazioni di Nicolas, cioè soccorreranno postazioni vicine a quelle di Termoli, che può essere la postazione di Montenero, quella di Termino, perché è ovvio che si cerca di rispondere, dare risposta, soddisfare tutti i bisogni, però è ovvio che spesso, non so se avete sentito sicuramente. Certo, proprio perché persone rianimate troppo tardi, cioè tu alla fine riesci pure a far ripartire il cuore, però il problema è che se questo viene fatto in ritardo, i danni cerebrali già si sono instaurati e diventa impossibile. Allora, lo scopo nostro adesso, quello del 118 in generale, è quello di diffondere, non di fare terrorismo, perché sembra che mi sto facendo terrorismo psicologico, Il problema è quello, cioè lo scopo è quello di diffondere proprio questa cultura dell'emergenza e dell'urgenza, cioè farvi capire che è tutta una questione di tempo. Gli americani dicono che, ve lo dico in italiano, il tempo è muscolo, cioè è muscolo in questo caso, è muscolo cardiaco, cioè più tempo si perde e più
cuore viene meno, quindi quando c'è una patologia cardiaca, che di solito è per un infarto. Ecco. Il cuore, perché se sordo, toccandolo ci sente, quindi inizia a dimostrarci a fare qualche movimento se riesce. Se ci avviciniamo e lo chiamiamo, la valutazione quindi che cosa si va a vedere anche, se ventila, se respira, cioè se il torace si muove, sta respirando, se respira il cuore funziona. Quindi se il paziente, la persona respira, sicuramente funziona anche il cuore. Quindi la valutazione iniziale, la prima cosa da fare è quella. Se risponde, perché flette se ci sono le molle sotto il letto, per cui non è un piano rigido, perché il piano rigido sotto il paziente e la cassa toracica fanno sì che la compressione del cuore venga fatta in maniera corretta. Quindi piano rigido o sul pavimento, non è la cosa più immediata, più facile da fare, posizionarlo a terra o sul piano rigido, allineare gli arti e scoprire il paziente, perché così abbiamo la possibilità anche in un inverno più difficile di vedere se ci sono atti respiratori. Sotto. Tutte le nozioni che a noi servono, a noi come postazione territoriale, perché uno, la centrale operativa, quando richiede, fa tutte queste domande al telefono, automaticamente, contemporaneamente, invia già il soccorso, perché il soccorso è tutto informatizzato, per cui c'è un computer in centrale dove la videata riceve la chiamata, quindi la posizione del paziente, cioè della casa, dell'abitazione, e quella dell'ambulanza. Arrivata al codice colore, se è rosso, giallo o verde, bianco. Quindi invia già la chiamata, nel frattempo sul campanello risulta un nome e la paziente ne ha un altro. Quindi tutta questa serie di domande, cioè se la vittima è cosciente, la città, il numero di telefono e tutto il resto, sono valide per noi per arrivare meglio prima all'indirizzo che sta vivendo. Questo del defibrillatore abbiamo detto che lo saltiamo. Ventilare prima e massaggiare dopo. In realtà degli studi, noi seguiamo le linee dell'American Heart, come 118 nel Molise, si è visto, si è sperimentato che all'arrivo sull'intervento iniziare il massaggio cardiaco garantisce maggiormente il ripristino delle attività. Perché? Perché soprattutto se ci si trova di fronte all'ACI, si è visto che in genere stentano a ventilare. Cioè quasi nessuno, o almeno non abbiamo visto mai nessuno, che è arrivato e ha ventilato, cioè ha insufflato, la cosiddetta respirazione bocca a bocca. È una resistenza che voglio dire, è giustificata da una serie di motivi, e quindi si è visto che se non si ventila e quindi si inizia prima a massaggiare, si ha una garanzia migliore del ripristino delle attività. Si allineano gli arti, si scopre e si inizia a massaggiare. Il rapporto è 30 compressioni e 2 insufflazioni. Ehi signore, signore, mi senti? Non risponde. Chiama il 118 un attimo e mi dice se riesci a procurare un defibrillatore. Il punto di repere, cioè il punto di riferimento delle compressioni toraciche esterne rispetto a quelli che erano i punti di repere passati che erano difficili da prendere, è semplicissimo: al centro del torace tra i due capezzoli. Se sono anziane a occhio più o meno, vi dico più o meno, vedete che i capezzoli sono più centro del torace su. Centro del torace, il mio braccio perpendicolare al torace del paziente. Perché se lo fate così vi stancate dopo le prime 30 compressioni. Se li mettete perpendicolari invece no. Quindi ginocchia all'altezza della spalla, perpendicolare, 30 compressioni, 2 insufflazioni. Ogni quanto dobbiamo massaggiare, le compressioni devono essere valide, quindi è ovvio che da protocollo diciamo che la compressione deve garantire almeno l'abbassamento del torace di 5 cm. È ovvio che non state lì col centimetro, però
questa non è un assaggio valido, questo è valido, questo è valido, più o meno. È ovvio che la pratica ti insegna, la pratica ti insegna, ma l'importante è non stancarsi o stancarsi il meno possibile per chi presta soccorso, perché altrimenti se fatto in maniera scorretta lo fate per pochissimo tempo. Quindi 30, 1, 2, 3. Due insufflazioni. L'insufflazione si fa iperestendendo il capo. Questo lo si fa nel paziente non traumatizzato, perché altrimenti si lascia così. Iperestendendo il capo, quindi una mano sulla fronte, due dita sotto il mento e si insuffla. Questo manichino purtroppo non so se si espande nel torace perché l'interno è sì, però non. Lì si dovrebbe sollevare, diciamo, quando si fanno le insufflazioni. Alta voce. 4, 5, inizia il 28, 1, 9, 3. Si vede se il paziente riprende a respirare o c'è attività cardiaca. Vi dicevo prima, per i professionisti il punto di debole è il polso carotideo. Qui batte, cioè qui c'è un vaso grosso arterioso di sangue che parte, che passa, e se funziona il cuore batte qui. Quindi questa è la valutazione. Nel caso vostro solo se espande o se si muove. Ce la posso dire. Quindi questo, se si ribalta e c'è il ripristino delle funzioni, il paziente non mi risponde, però batte il cuore e ventila, posizione laterale di sicurezza. Se invece non è garantita né per metà delle vie aeree né battito, si continua fino all'arrivo dei soccorsi. Quindi fin quando o vi portano un defibrillatore, perché voi comunque quando fate queste manovre possiamo, che può fare? Potrebbe essere una fibrillazione ventricolare, potrebbe essere una sistolia, noi questo non lo sappiamo. E queste manovre si fanno pure per tentare, come dicevamo, di mantenere il cuore in una certa attività, cioè in fibrillazione, perché comunque c'è la riporteranno il defibrillatore. Quindi queste manovre vanno avanti fino a quando non arriva il defibrillatore. E quando arriverà il defibrillatore, subito si mette il defibrillatore e sarà in grado di stabilire il defibrillatore se si tratta di una fibrillazione ventricolare oppure se non è una fibrillazione ventricolare. Vedrete che poi noi qui non ce l'abbiamo neanche perché il nostro è più grande, però quelli, diciamo, il cosiddetto DAE, il defibrillatore automatico esterno, in queste occasioni non si solleva il torace, quindi vuol dire che c'è le vie aeree non sono libere. Qui c'è scritto chiudere le narici. Qui se fanno, qui c'è proprio la parte ossea, dovete andare proprio su questa, perché se andate un po' più in qua poi paradossalmente ostruite, quindi sul mezzo, proprio sulla parte mandibola. Cos'è quella? Quindi le labbra del soccorritore su quelle che hanno capitato, insufflare due volte. L'insufflazione non deve essere né importante più del dovuto né insufficiente, cioè l'insufflazione deve essere fisiologico, cioè quello del soccorritore, poco più, perché ha continuare il soccorso per tutto il tempo e poi è inutile farlo. L'importante è per verificare la situazione sia, cioè il problema, allora qui il discorso che facevo io prima, almeno si garantisce o quantomeno si prova a ripristinare, garantisce la respirazione bocca a bocca, la ventilazione fatta bocca a bocca.
Oltre che con questa, poi è possibile farla con degli ausili che però sono prettamente per professionisti, quindi balineando, reservoir e quant'altro. Questa invece potreste utilizzarla anche voi. Ma io la facevo vedere anche con le altre. Sì, ve lo facciamo vedere. Questa è una mascherina che va posizionata naso del paziente, bocca, quindi la parte più larga sulla bocca e il resto sul naso, e c'è una valvola, questa parte gialla è una valvolina che è antireflusso, cioè che dà la possibilità di insufflare ma non c'è il ritorno, quindi non, la ventilazione quindi è garantita, non più bocca a bocca, ma si posiziona in questo modo, o alla testa se si è in due o lateralmente se si è uno solo come soccorritore, e si insuffla qui, quindi si iperestende, si chiudono le narici, si insuffla e sostituisce la respirazione bocca a bocca. Questa. Giusto per farle vedere. Questo per esempio ce l'hanno sugli stabilimenti balneari, i bagnini. Loro sono dotati di questo pallone qui. Ci si mette così? Si fa sempre l'iperestensione per si fa l'iperestensione e poi si tende a bloccare in questo modo, cioè in modo da mantenere l'iperestensione, e con le due mani poi si ventila con l'altro così. Una mano tende, se vedete qui dentro la mascherina è in grado di prendere tutte le vie respiratorie, quindi sia il naso che la bocca. Così. E questo fa la ventilazione, quindi questo è un meccanismo col quale noi riusciamo a dare diciamo più ossigeno. E ora, non è il caso di, cioè ci sono delle percentuali di ossigeno, diciamo noi con la ventilazione bocca a bocca diamo il 16% di ossigeno, in questo caso noi riusciamo a dare il 21% di ossigeno. Se poi noi qui dietro, qui c'è praticamente bene, c'è questo, c'è un foro, non so se riuscite a vedere, qua ci possiamo collegare l'ossigeno, la bombola, cioè un tubicino che è collegato alla bombola di ossigeno, con quello e con questo qui, che è un altro ausilio, diciamo, noi riusciamo a dare anche intorno al 90% di ossigeno, quindi diciamo, è un bel aiuto che si deve fare, ok? Però questo è giusto per inciso. La rianimazione si può fare o a un soccorritore che provvede sia a ventilare che a massaggiare o a due. In questo caso la posizione corretta è questa, cioè uno al capo e uno laterale. In genere è comodo questo. Quando ci si stanca, perché in genere il soccorritore che si stanca di più è quello che massaggia, c'è la possibilità di interscambiarsi. In che modo? Io passo alla testa e lui passa al massaggio. In genere non ci si incrocia mai. Ma è un dettaglio questo. Quindi io passo di qua così, ok? Quindi io massaggio 30 e lui 2 insufflazioni. 5. Quindi già diciamo lo sterno aperto. La sternotomia è stata operata? Sì. Quindi già la sternotomia. Allora, dovesse accadere una cosa che succede, sempre sullo sterno. Sempre sullo sterno, pure se si rompe. Non si rompe. Perché lo scopo è quello di salvare la vita, cioè quello è un disco da correre, in questo senso dicevo non ce ne importa niente. Perché comunque voi fate quella cosa perché in quel momento gli dovete salvare la vita. E quindi la prima cosa è salvare la vita, poi ve l'ho salvato, gli ho rotto due o tre costole, vabbè le costole dopo un mese, due mesi, anche con tutti i rischi, che ci possono stare rischi anche queste, voi lo sapete bene, se possono fare lo sforzato. Però diciamo lo scopo praticamente è un altro, quindi è un effetto collaterale, però accettiamo il rischio. Certo, e si deve fare. Può succedere, le frattie delle coste sono, cioè, succedono anche a noi, perché purtroppo nel massaggio comunque sì. Anche nelle persone anziane, soprattutto dove c'è poca elasticità, insomma, comunque è più facile che questo avvenga. Tuttavia la compressione è comunque sullo sterno, perché il cuore è posizionato, cioè la posizione del cuore. Ma che diapositiva che ce lo faceva vedere, no? Bambini, un giochino, un particolare di un giochino, nell'adulto il volo all'interno. La disostruzione delle vie aeree può essere fatta in diversi modi. Può essere fatta in diversi modi, a seconda se ci si trova di fronte a un'ostruzione parziale o completa. L'arco respiratorio non è completo, non è valido, si dice.
Per cui è da quello che si vince, da quello che capiamo, se la popolazione non è garantita al 100%, cioè se ci si trova di fronte a una parziale ostruzione delle vie. In questo caso non si fa assolutamente nulla. Che significa? Ci si trova dinanzi ad una persona cosciente, indigene ancora, che ci sente, capisce quello che noi diciamo, alla quale possiamo semplicemente suggerire di fare le cose di corsa. Cioè la pacca dietro la spalla non serve più a niente, serve poco a niente. Si ha possibilità a fare tutto questo, cioè non emette sibili, non fa degli atti respiratori anche se non validi, però non riesce proprio a respirare, non c'è una fuoriuscita anche minima di aria. Quindi non si sentono rumori, non riesce a parlare, non riesce a tossire. In quel caso lì è da si vede proprio come sta sotto la figura, proprio da persone che si mettono per le mani alla gola. Lo vedete che diventa bluastro, diciamo, cianotico, bluastro, proprio. E man mano non riesce neanche più a parlare, proprio. Scappa. In quel caso lì si tratta, ci si trova di fronte all'ostruzione completa. Quindi parziale non si fa nulla. Si dice, prova a fare la tosse, fa un colpo di tosse un po' più importante. Se invece è completa, due sono le situazioni, il paziente dinanzi a noi è incosciente, il paziente dinanzi a noi risulta dopo un po' incosciente. La prima fase è questa, cioè la costruzione completa, non respira per niente, il paziente è cosciente. C'è una manovra che si chiama la manovra di Emmerich. Come si fa? Vuol dire che sta ancora sta in piedi. Allora, la manovra di Emmerich è una manovra particolare perché tocca tre fibre. Facciamo una scenetta. No, ma dai, cioè, sono queste sono andate. La manovra di Emmerich la si fa in tutte le persone tranne che nelle gravide, non si fa nelle gravide. Per ovvi motivi, perché ovviamente c'è il vivo in pancia e quindi il rischio è quello che infetto. Oppure per le persone esageratamente grasse o obese, che non è possibile ovviamente afferrare in maniera adeguata. La manovra di Emmerich, il paziente è cosciente, tossisce, il punto di referenza è l'ombelico è la ciglia, sì, è la parte sottosternale dello sterno, il processo xipoideo, però è la parte più bassa dello sterno, la parte finale dello sterno, che io sento perché è dura, così. Se volete provate anche voi, si forma una C, vedete la mia mano a forma di C? Così, guardate, si vede? Pugno, l'altra mano pugno, quindi primo dito dentro la mano, pugno, pollice dentro, al centro della C, con l'altra mano, nella parte bassa dell'altro del pugno, non mi serve più perché è già individuato, quindi si spinge dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto in maniera energica, però facendo una rotazione, cioè la mano che fa questo movimento, vedi, questa devi spingere verso di voi contemporaneamente ruotare verso l'alto, così. Se c'è qualcosa esce. Sì, sicuro che viene fuori la pelle. Ovviamente c'è anche uno con un colpetto di tosse che fa questa cosa. Cioè, si abbassa, quindi non riuscite più neanche a mantenerlo, perché questa manovra il paziente deve essere cosciente, cioè deve stare sui piedi suoi, se no non riuscite a farla, perché se quello proprio di sì non ci riuscite. E allora se lui perde coscienza, voi lo adagiate e fate la rianimazione. L'unica differenza rispetto alla precedente rianimazione cardiopolmonare che facevamo come 32. Quindi quando fate le 30 compressioni. Quando facciamo le 30 compressioni, 29 e 30, io vado ad insufflare, giusto? Vado a ventilare. Le due ventilazioni. Non le faccio subito, ma perlustro il cavo orale. Guardo nella bocca se è affiorato per vedere. Okay. Sì, le 30 compressioni sono state efficaci, hanno fatto risalire il corpo estratto. Se non vedo niente, si insuffla, quindi due ventilazioni. 30 compressioni ogni volta prima di andare ad insufflare, per lustro vedo nel caporale. Voi mi domanderete, ma questi qua, ma per quale motivo? Cioè se là ci sta il corpo estratto, se io gli do le due insufflazioni,
cioè, eppure se la paura è più sotto, che facciamo qua? Cioè, complichiamo la situazione? Cioè, allora, lo scopo delle due insufflazioni è questo, cioè, allora, le compressioni servono a farlo tornare in su, diciamo, il corpo strano, e con le compressioni cerchiamo di farlo tornare in su. Se le compressioni non sono efficaci a farlo tornare in su, allora che facciamo? Cerchiamo di spingerlo più sotto con le ventilazioni, però più sotto perché sapete bene che abbiamo c'è la trachea e poi ci sono i due, diciamo, bronchi, la trachea si dirama nei due bronchi principali, quindi allora noi cerchiamo di spingerlo in uno dei due bronchi in modo da liberare almeno un polmone, capite? Sennò dice che facciamo? Cosa. Quello capite? Che mi ha detto lui è importante, perché spesso ci viene detto, ma perché insufflare? Quindi il tentativo, sono dei tentativi disperati, che quindi si cerca di sfruttare anche la possibilità di liberare almeno uno dei due, perché comunque con uno dei due respira, perché poi respira, respira solo con un polmone, allora respira. Poi ci sono problemi cardiologici, un infarto, diciamo, eccetera, e quindi il resto è cardiorespiratorio, non so se riuscite a cogliere la differenza, cioè il problema è prima cardiaco e poi respiratorio. Nel bambino normalmente è l'inverso, cioè il problema preminente è quello respiratorio, perché vedete c'è un'insufficienza respiratoria acuta di solito che viene alla base del fatto. Poi dopo se l'insufficienza respiratoria non viene diciamo trattata, si passa al problema respiratorio e poi si complica con quello cardiologico, a meno di cardiopatia nota oppure a meno di traumi. Il trauma può essere, può provocare tutti questi problemi. Che viene, cioè che voi lo trovate prima, facciamo un brutto esempio, diciamo. Un bambino che voi lo trovate prima di coscienza, andate lì, non mi risponde, lo chiamate, questo bambino non mi risponde. E quindi che cosa dovete fare? Cioè, cosa si fa? Vediamo. La prima cosa che si fa è iniziare la rianimazione, a meno che non si ha la certezza che si trovi di fronte a un bimbo cardiopatico, quindi noto. Sappiamo che cardiopatico chiamiamo il 118, prima di tutto. E ovviamente qui iniziamo la rianimazione. Si chiama il 118, cioè c'è quella 30 secondi, un minuto di mano, 30 secondi diciamo di differenza, proprio perché deve arrivare il defibrillatore, perché se noi sappiamo che il bambino è cardiopatico, molto probabilmente il problema è cardiologico e non è respiratorio. Allora chiamiamo il 118, giusto? E poi iniziamo a fare le manovre come abbiamo visto prima nell'adulto. Sicurezza della scena, va bene, non la valutiamo perché magari siamo a casa nostra, facciamo questo esempio, siamo sicuri di essere nel posto protetto, diciamo. Quindi facciamo, lo chiamiamo coscienza niente, abbiamo allertato il 118, Nell'adulto si perestendeva, nel bimbo no, nel neonato, nel lattante no, nel bambino fino ad un anno non si perestende, si lascia così, posizione neutra. Dobbiamo fare a questo punto le 30 compressioni. Come facciamo le 30 compressioni? A seconda posizione neutra, con le due dita, il centro del torace tra i due capelli. Non si legge bene, ma ve lo volevo. Due dita al centro del torace e una mano sulla testa, ok? Queste sono le compressioni. Allora, guardate qua, ve lo faccio un po' con la freccia, vedete? Le cicche sarebbero le compressioni toraciche esterne, possono essere effettuate nel lattante con due dita, indice e medio, oppure con i pollici, dopo aver circondato il torace con la dita. Quindi qua è con indice e medio. Quindi qui è con indice e medio, cioè in quel modo come vi sta facendo vedere adesso. Sempre con l'indice medio poste perpendicolarmente, come abbiamo visto prima sul torace del caso così. Poi sapete, l'indice medio c'è poca differenza, la differenza di lunghezza, allora il medio poi lo dovete un po' piegare. Quindi questo parliamo del lattante, che abbiamo detto il lattante è fino a un anno di vita. O più o meno un bambino che pesa 10 kg, abbiamo visto prima. Ok, questo nel lattante, nel neonato, fino ad un anno di vita. Quindi nel o con le due dita così, o con le due dita, oppure sempre per terra però, sempre sul piano, sempre su piano, sul piano, sempre
sfogliato, perché voi dovete venire il torace, eccetera. Questo fino a un anno. Queste sono le differenze. Fino a un anno. Fino a un anno. Lattante neonato, fino ad un anno di vita. Lecimento. Dopo fino ad un anno. Dopo un anno? Dopo un anno. Dopo un anno la posizione corretta, il massaggio viene fatto la terza immagine. Sì. Sì. Vedete, nei bambini oggi si regola un po' la grandezza del bambino. Centro del torace, qui, con una mansura più che sufficiente. Perché due, insomma. Parliamo sempre delle 30 compressioni, sempre sul piano origine, perché le due infiltrazioni si fanno sempre allo stesso modo. Allo stesso modo, ovviamente nel lattante, nel neonato, voi capite bene che se facciamo la rianimazione, diciamo, bocca a bocca, noi prendiamo sia la bocca che il naso del lattante, però prendiamo le piene, ok? Se invece parliamo di un bambino di 7, 8, 10 anni, a seconda dello sviluppo corporeo, viene trattato praticamente come un adulto. Quindi si... Nel bambino è bocca mia, naso bocca del bimbo, perché è grande tanto quanto la mia. Quindi bocca, naso bocca. Io prendo posizione neutra, non iperestendo, e copro sia il naso che la bocca del bimbo. E insufflo. Ok? Maschera stessa cosa, però si mette al contrario. Però. Maschere, sì, ce ne sono anche di più piccole. Sono anche maschere pediatriche. Si siede e si posiziona allo stesso modo. Il punto di regola è lo stesso, ombelico, parte più bassa dello sterno, che si sente perché è duro. C, pugno all'interno della C, mano, spingo forte dal basso verso l'alto, forte. Quindi fin quando il bimbo è cosciente, è cosciente si fa la mano di Andrice, altrimenti si passa a quello che abbiamo visto prima, prende la connessione, delle situazioni, con la differenza di guardare. Invece l'altra. Blocco la mandibola del bimbo, perché altrimenti la testa fa questo movimento qua e ovviamente potrebbero essere danni. Si blocca la mandibola del bambino. Si blocca il bimbo, quindi si posiziona su un piano rigido, che in questo caso al posto del pavimento c'è il mio braccio che sostituisce il pavimento, e si dice qui di sostituire con 5 pressioni sul dorso alternate a 5 compressioni toraciche esterne. Le compressioni sul dorso vengono fatte in obliquo, perché altrimenti si prende la testa, e in maniera energica. 1, 2, 3, 4 e 5, energica. Cioè, dalla schiena si va verso la esternamente, se si fa questo si prende la testa. Perché la testa viene mantenuta ferma così dalla mano del soccorritore. Non capito? No, non è poi si alterna, vedete, 5. Ah, ok. Quindi normalmente se si sta seduti è più comodo, perché si fa da una gamba all'altra, diciamo, si alterna. Ok, 5 compressioni. 1, 2, 3, 4, 5. Tenendolo il più testa possibile. La testa si gira. 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, 5 alternate a 5. Fino a che ovviamente. Stiamo parlando di un bambino che è cosciente, quindi che magari piange o che si vede. Poi, purtroppo, potrebbe anche succedere che queste manovre sono efficaci e si ritorna con questo. Eh sì, e si va al paziente incosciente e si fa la rianimazione, quella che abbiamo visto a terra, quindi il paziente supino, piano rigido, compressioni toraciche e ventilazioni, compressioni e ventilazioni. Le compressioni perché è stato piccolino. Sì. Lei ha fatto 3 interventi nell'arco di 2 anni. Io mi posso permettere di andare a spingere l'acqua con la stessa ferita dell'ultimo intervento, ha avuto problemi a richiudersi. La stessa ferita fatta 3 volte allo stesso punto. Io posso permettermi di andare. Sì, la risposta è che le linee guida, cioè quello che dicono questo, cioè che si deve fare in questo modo. Però deve essere sicuro, diciamo, che ci sia un problema di arresto cardiaco, perché visto che si corrono poi i rischi, questi rischi collaterali sullo sterno, bisogna essere sicuri di questo. Certo, l'hai messo sul mio dito, l'hai scoperto il torace,
Allora, questo primo poi che fa? Dobbiamo fare, abbiamo detto C a B, le compressioni a fare, allora, la linea, si dice lì, cioè dove fare le cose? Siamo col dottor Domenicali, l'infermiera Morelli e l'assessore Massimo Fiocchi per commentare la serata. Prego. Niente, noi abbiamo fatto un piccolo incontro con la popolazione di San Giacomo su invito dell'amministrazione comunale di San Giacomo, proprio per sensibilizzare sulla tematica dell'emergenza e quindi sensibilizzare e diffondere le notizie e le manovre di primo soccorso che possono in alcune situazioni veramente salvare la vita in attesa dell'arrivo del 118. Quindi è un incontro che tende a valorizzare l'importanza del cosiddetto laico, cioè del cittadino comune che deve essere istruito a conoscere le manovre di primo soccorso, proprio perché è utile poi al vero soccorso che verrà portato dal 118. Vuole dire due parole? In sintesi abbiamo trattato la rianimazione cardiopolmonare sull'adulto e sul bambino, quindi in età pediatrica, sia la rianimazione cardiopolmonare che la disostruzione delle prime vie aeree, quindi con le dovute manovre nell'uno o nell'altro caso. E infine l'assessore alla sicurezza e alla protezione civile Massimo Fiocchi. Sì, buonasera. Devo dire che a questo evento sono molto contento perché c'è stata una congrua partecipazione da parte dei cittadini di San Giacomo. Speriamo che con il futuro riusciremo a organizzare qualcosa di più specifico nella tematica. Comunque è stata veramente una cosa sentita. Perché come parlava appunto il dottore, l'intervento precoce in caso di un arresto cardiaco è quella che ti può permettere di salvare una vita. Un ringraziamento anche da parte dell'amministrazione comunale a tutti gli intervenuti a questa manifestazione e a presto. Un saluto a tutti. Arrivederci.